Mia family, bonjour, anzi dovrei dire bonsoir, io molto maestrina qua così alla cattedra. In realtà oggi voglio filmare un nuovo mukbang o mukbang o qualsiasi sia la pronuncia corretta, perché mi sono detta, ho voglia di sushi e è un po' che non faccio un mukbang di sushi sul mio canale, quindi, ed è un po' che non faccio un mukbang, che mi piace talmente tanto guardare, cioè quando mi trucco guardo sempre i mukbang, comunque quasi sempre, mi piace, non so perché, che alla fine se ci penso è un video talmente easy, talmente semplice, no? Che fino a qualche anno fa non si pensava nemmeno di farli, e Trisha Paytas dice di averli inventati lei, ma alla fine è un tipo di video che mi fa compagnia e quindi, e so che piace tanto anche a voi, quindi insomma, bando alle ciance anche perché ho fame. Sinceramente anche questa volta credo di aver ordinato decisamente troppa roba. Io è sempre così, ordino un sacco di roba e poi mi avanza per il giorno dopo, sia a pranzo che a cena tipo. E un problema comune è che mi danno sempre troppo poca salsa di soia. Cioè io che ai sushi faccio il bagno nella salsa di soia, che cosa possono essere tre bustine? Ovviamente il nulla. Però se ne chiedo di più mi dicono che comunque non me ne danno di più, perché che ne so io, hanno la misurano al millilitro la salsa di soia dove ordino io sushi. Poi c'è lo zenzero e il wasabi che a me non piacciono, quindi questi riscarto sempre a priori. E mi hanno dato le bacchette, ma ovviamente io uso le mie di Hello Kitty rosa glitterate che ho preso a Tokyo. E qui potete sentire in retroscena Gatto Denver e Gatta Stellina che come al solito fanno finta di aver fame, in realtà invece hanno 10 kg di crocchette lì. E tra l'altro quando faccio questi video mi dite in tantissimi: ma i tuoi gatti hanno fame, dagli da mangiare, povere bestie. Oppure mi dite: dagli attenzione. Allora, loro hanno attenzione tutto il giorno e hanno sempre 10 kg di crocchette a disposizione, quindi fidatevi, non hanno fame. È semplicemente che gli piace il sushi. Allora ho preso 4 nigiri, perché ho capito e ho imparato che nei mukbang si fa così. Allora devo farvi vedere. Ho preso 4 nigiri salmone, solito, io non vario tantissimo nei menu, lo sapete, specialmente per quanto riguarda il sushi, sono molto abitudinaria. Poi ho preso osamaki roll con salmone e avocado, questo direi che è un po' una new entry. Yes. Yes. Ok, che tra l'altro sono completamente struccata, perché ragazzi mi sono fatta la doccia, mi sono messa tipo comoda e mi sono detta: ma se filmiamo un mukbang così, perché Trisha, che è il mio idolo per quanto riguarda i mukbang, filma in condizioni ben peggiori, quindi mi sono detta: ma perché no? Quindi insomma, eventuali brufoli, roba del genere, non facciamoci caso, che siamo a casa qui, insomma, pochi amici intimi. Gatto Denver, ho capito, vieni to, ormai gli preparo già la sedia perché io già lo so. Poi ho preso un altro osomaki, questo è uno dei miei preferiti, Philadelphia e salmone, e questo ristorante dove ordino mette anche tanto Philadelphia, quindi ci piace. Gatto Denver, vai su quella sedia, ma come, io ti preparo questa, vabbè. Poi ho preso i maki al salmone, tada, che non so come chiamano, maki, semplici, giusto? Credo, suppongo. E poi ho preso, ah sì, ho preso, questo l'avevo, Gatto Denver. Oggi arriva da un'altra prospettiva, Gatto Denver, cerca di accaparrarsi qualcosa da là. Ma Gatto Denver, devi venire qua se vuoi qualcosa, anzi comunque non ti do niente perché 10 kg di crocchette le hai vitiato. E poi ho preso, questo l'avevo preso volta scorsa per sbaglio, e poi mi era piaciuto, ed è il temaki, se non sbaglio, temaki, tipo il cono, con il gambero in tempura all'interno e salsa teriyaki. Non è niente male, provateci. Mi fa troppo ridere Gatto Denver che si mette là e mi fissa. E poi ho ordinato un'altra cosa che non avevo mai provato. Ovviamente io non sarò mai in grado di finire tutto ciò, ragazzi, ma insomma, questo era ovvio. E questa è veramente una buffata, io non, cioè, mai vista una roba del genere. E poi, ok, ho ordinato il riso saltato con gamberi e all'interno c'è anche uovo, carote, credo zucchine e forse anche soia, quindi io pensavo di trovare solo i gamberi, però vabbè, devo dire che le porzioni come al solito, cioè pesa un quintale, sono molto molto abbondanti. Notare che non solo ho le bacchette rosa di Hello Kitty glitterate, ragazzi, e qua sopra c'è disegnato Hello Kitty, vorrei far notare, ci tengo. Gatto Denver, vieni qua, sta là e mi fissa, penso voi riusciate a vedere un orecchio e il naso. Aspetta, ti sposto la sedia così sei più vicino, forse lo vedete meglio. Gatto Denver, non ti ho buttato niente, adesso guarda a terra, ah ok, adesso sei un pochino più visibile. Notare che ho anche
fazzolettino, il tovagliolo rosa. Ok, allora, e notare anche Coca-Cola zero, naturalmente. Quest'oggi avevo la Coca-Cola a casa e non ho dovuto ordinare un barattolo. Gatto Denver, inutile che cerchi di allungare il muso come un brontosauro, ti vedo e non riuscirai ad accaparrarti nulla. Altra cosa che io ho già preparato: bacinella per la salsa di soia, perché queste io non riesco mai ad aprirle, non so voi, quindi ho già preparato le forbici. Vabbè, ci provo, vediamo, magari ce la faccio sì, perché a volte non hanno il taglietto, cioè aiuto. Ok, ok, come al solito mi sono macchiata ed ho rovesciato salsa di soia ovunque. Forse è per questo che 3 bustine non mi bastano mai. Comunque, gatto Denver, abbiamo capito. Guarda gatta Stellina che brava che è. Non so nemmeno dove sia, perché si è appena mangiata 10 kg di crocchette. Gatta Stellina è letteralmente obesa, ragazzi, devo farci qualcosa. Comunque, io direi di iniziare. Allora, prima sorsetto di Coca Zero inaugurale. E poi direi di... vabbè, ho già fatto un patatrac. Comunque, ah, gatta Stellina è arrivata pure lei, tanto per... Allora, io direi di iniziare con il riso. Stavolta mi sento coraggiosa e cercherò di mangiarlo con le bacchette. Avevo super fame. Non credo di essere capace di finirlo con le bacchette. Però almeno un po', anche perché non credo di finirlo. Se lo finissi, non mangerei tutto il resto. Quindi questo sarà il mio pranzo domani, mi sa. Comunque non mi piace mai mangiare, cioè parlare con la bocca piena, ma nei mukbang si fa. Quindi volevo dirvi che sul canale di Demelza, che è Demelza's World, sono sicura che lo conosciate anche tra i consigliati del mio canale, Gatto Denver svetta, no, con le zampe su non ci puoi salire, è online il secondo video che lei ha girato a Disneyland Paris, perché io ne ho girato uno ma lei ne ha girati 2, e quindi se volete vederlo ovviamente ci sono anch'io, ed è carino secondo me, quindi insomma cercatelo su YouTube. Vi metterò anzi il link al suo video nel box informazioni, a meno che non mi dimentichi, perché purtroppo spesso mi capita di dirvi vi metterò nel box informazioni e poi mi dimentico. Cioè ragazzi, qui siamo molto casarecci, l'avrete capito. Devo dire che questo risotto non è niente male al riso risotto. Che cosa cambia tra riso e risotto? Sono quelle domande filosofiche che ti fai tipo nel cuore della notte. Avete presente quando tipo dici, boh, oggi vado a dormire alle 10:30 puntuale, domani mi sveglio presto, poi sei lì tipo alle 4 di mattina che cerchi. Perché i dromedari hanno 2 gobbe e i cammelli 1, o viceversa, roba del genere. Comunque super super buono. Non ordino mai primi in al giapponese, invece dovrei, che sono niente male. Parlando di Demelza, sono super contenta perché tra qualche giorno vado a trovarla e staremo ad Alkmaar da lei, ma andremo anche ad Amsterdam. Se avete visto il mio ultimo vlog lo sapete perché ne ho parlato, non vedo l'ora. Vado a trovare lei e Vic, mi ha detto che ha già addobbato tutta la casa stile natalizio, quindi sono molto contenta di vederla. Cioè, sono curiosa di vedere, che loro sono molto bravi con gli addobbi di Natale, e quindi, ma soprattutto sono contenta di rivederli, anche se li ho visti tipo una settimana fa, 10 giorni fa, quindi insomma non è passato tantissimo tempo, ma sono davvero, anche abitando lontani, sono davvero felice che comunque riusciamo a vederci bene o male spesso. Quindi, perché alla fine vedo più loro che alcune amiche che abitano a Trieste, tipo, perché tra una cosa e l'altra è sempre così difficile mettersi d'accordo. Invece non lo so, inspiegabilmente con Demelza Vic riusciamo a combinare. Lei poi è dolcissima, ma ha già scritto di aver preparato la stanza degli ospiti tipo 10 giorni prima, è fantastica. Super super buono. Beh, in realtà avevo una mezza idea di prendere qualcosa da Burger King oggi, però non sono riuscita a passare, anche perché poi ora che arrivavo a casa sarebbe stato tutto freddo, e non fanno consegne a domicilio. Tra l'altro McDonald's fa consegne a domicilio?
Mi sembrava di aver visto qualcosa dietro di me, no, no. Non pensate ai fantasmi, pensavo a Gatto Denver. Perché qui McDonald's non fa consegna a domicilio, però c'è Uber Eats che lo fa. Ma oggi volevo Burger King, non l'ho trovato, allora mi sono detta sushi is always a good idea. Anche se decisamente ho preso troppa roba. Spero vi piacciono questi mukbang caserecci, anche se non sono truccata, solo vabbè, tipo in pigiama con la felpa a casa, però a me piace molto molto filmarli, sono, mi piace chiacchierare a quattro occhi con voi, parlarvi anche di stupidaggini magari, ma farvi compagnia. E in tanti mi scrivete che guardate i miei video mukbang mentre pranzate o cenate, questo mi piace, così mangiamo assieme e ci facciamo compagnia a vicenda, è molto carina questa cosa. Molto molto buona. Mi fermo altrimenti non mangio più nulla. Avevo messo pure qui questo. Devo, altrimenti tutto il resto se ne va in frigo, perché io, lo sapete, ho gli occhi più grandi dello stomaco, nel senso che quando vedo le robe voglio sempre prendere tutto e poi alla fine non riesco a far stare tutto nello stomaco. Comunque direi di iniziare con i nigiri. In realtà qualche giorno fa, beh, se avete visto il mio ultimo vlog lo sapete, volevo andare a fare... Ah, in tantissimi avete chiesto come sto, vi ringrazio, non vi preoccupate, ogni volta che in un video dico che magari sto poco bene, è successo qualcosa, c'è anche una stupidaggine, vi preoccupate tantissimo, non vi preoccupate, sto bene, mi fa ancora un pochino male qui vicino alle costole, ma penso, anzi sono sicura sia stata proprio la cintura, devo averla stretta troppo, non mi sono resa conto, e poi per più giornate e quindi alla fine... Mi fa un po' male, però passerà. Oggi sto comunque molto meglio di ieri, quindi non vi preoccupate, tranquilli, perché mi dispiace sempre tantissimo quando accenno una cosa del genere e poi vi preoccupate. Ragazzi, io amo la salsa di soia, cioè è buonissima. Pensare che all'inizio, quando ho iniziato a mangiare sushi, avevo paura, perché io odio le salse di tutti i tipi, cioè non mangio la sena, per il maionese, ketchup, solo una piccola puntina, solo per patatine fritte, altrimenti no, non mangio salsa rosa, nulla. Invece la salsa di soia, cioè, all'inizio avevo paura, poi quando l'ho assaggiata, però ho mangiato sushi tipo per anni senza assaggiare la salsa di soia, e poi quando l'ho assaggiata basta, cioè buonissima. Comunque, adesso, tra qualche giorno, quando andrò da Demelza Vic, sto pensando se tornare ad essere vegana come loro per una settimana o per quei 6 giorni che starò su, perché è stato un esperimento molto interessante, avevo fatto anche il video a riguardo. L'unica cosa che mi manca tantissimo quando sono da loro e divento vegana per il tempo che sto da loro, cioè vegana solo per quanto riguarda il cibo, e il sushi, cioè io non riesco a stare senza sushi, me ne sono resa conto, ragazzi, le dipendenze sono brutte, la sushi dipendenza è qualcosa di serio, it's a thing, e quindi state a te, non sto scherzando, però è vero, mi manca tantissimo il sushi, e loro lo mangiano, ma non mangiano pesce, quindi per me invece il sushi è salmone, non so perché, quindi... Super super buono. Tantissimi mi avete consigliato, sto parlando di Netflix, la nuova serie TV horror Haunted Hill House. Me l'hanno consigliato anche tutte le mie amiche, peraltro, che conoscono i miei gusti. Io amo serie TV e film horror, cioè adoro. Ragazzi, allora, assolutamente non vi spoilerò nulla, quindi no spoiler, tranquilli, non vi anticiperò. Scusate, la mia telecamera si spegne a random, così. Comunque, volevo dirvi che non vi spoilerò nulla, quindi se non avete ancora iniziato a vedere questa serie TV, non vi preoccupate, non vi rovinerò nessuna puntata. Vabbè, ne ho viste 2, 3. Oddio, 2 o 3? No, mi sa che ne ho viste 3, ho visto 3 puntate. Quindi, non so tantissimo, però, ragazzi, figata, mi sta piacendo tantissimo. Quindi, grazie, grazie, grazie per avermela consigliata, perché... Si vede che conoscete i miei gusti, si vede che sapete quello che mi piace, ormai mi conoscete talmente bene che quando mi consigliate qualcosa io già so che mi piace, cioè vado sul sicuro con voi, siete fantastici. Comunque,
Perdonatemi, io proprio assaporo il cibo con tanto gusto, quindi ogni tanto faccio questi versi comici, me ne rendo conto. Non sono l'unica, però, perché Trisha lo fa. Vabbè, quante volte ho menzionato Trisha? Lo fa anche lei, anche peggio di me. Come al solito, mi raccomando, fatemi sapere se ci sono altre serie TV che mi consigliate, perché appunto mi consigliate sempre benissimo, quindi sono molto curiosa e sempre alla ricerca di nuove serie TV che possano piacermi, specialmente se sono thriller horror misteriose. Tra l'altro, ho visto che c'è anche un film horror in arrivo, che di solito non mi aspetto di vedere nuovi film horror nel periodo natalizio al cinema, invece mi ha stupito sta cosa, un film legato, che parla tipo di bambole infestate, una roba del genere, non mi ricordo il titolo. Consigliatemi, l'avete visto? Non so se è già uscito. Se l'avete visto, fatemi sapere se vi interessa, se può essere carino, se me lo consigliate, o comunque se vi sembra figo oppure no. Io horror ci sono sempre, sempre prima linea, voglio vederli tutti. Che posso fare? Cioè, per massimo non riesco a parlare. Oh, è tornato dal riscosso il brontosauro, perché lui allunga sto collo, è bellissimo. Ogni volta che faccio il mukbang, non lo so, una volta uno, una volta l'altro, dico così, uno sarà giusto, probabilmente no. Comunque, ogni volta mi dite, perché io tocco Denver e poi continuo a mangiare. Ragazzi, allora, a me non fa assolutamente schifo, chi ha animali sa, specialmente se non escono di casa come i miei gatti, a me non fa né caldo né freddo toccarli e poi mangiare. Non mi fa schifo, non mi fa senso. Non lo farei se dovessi preparare qualcosa per degli ospiti o comunque per gli altri, però per quanto mi riguarda non mi dà fastidio e non mi fa schifo. Intanto mi scrivono, oddio, scioccati. Ragazzi, a me non dà assolutamente fastidio, anche perché altrimenti, cioè, non, mentre mangio dovrei tenermi lontana e non riesco, perché se loro vogliono le coccole o comunque mi vengono vicino non riesco ad ignorarli e mi dispiacerebbe. Comunque, mi avete detto in tantissimi che devo masticare, che vi sta piacendo molto il giveaway che ho messo su Instagram, quindi sì, io raccolgo sempre anche i mini chicchi di riso della soia, quindi sono super super contenta che vi stia piacendo il giveaway, ne ho un sacco in arrivo per voi, quindi preparatevi ragazzi, perché questo è solo l'inizio e vi anticipo che non andranno avanti solo a dicembre, quindi tenete d'occhio il mio Instagram, perché ho davvero tante tante cose make upose da regalarvi. Mi fisso quando lo guardo. Alcuni di voi mi hanno detto, perché vi chiedevo se Victoria's Secret c'è in Italia, mi avete detto che ce n'è uno, se non sbaglio, a Milano e uno a Roma, ma questi vendono anche, cioè vendono tutta la linea Victoria's Secret, oppure come quei piccoli corner negli aeroporti hanno solo tipo slip per i zomi e profumi? Perché io sto parlando proprio dei Victoria's Secret che hanno tutto, cioè accappatoi, magliette, la linea slip, tutto quanto. Invece per quanto riguarda il temaki, io non so mangiarlo il temaki con le bacchette, ok? Non sono capace, quindi ok, non giudicatemi, e quindi lo puccio così. Sì, lo so che non è proprio il massimo dell'eleganza, ma visto che sono a casa, insomma, non sto particolarmente attenta. Aiuto, ma c'è qualcuno che riesce ad aprire queste salse di soia senza versare tutto randomly attorno? Ok, e macchiarsi le mani? Secondo me no. Comunque, beh, direi che non ho ordinato un sacco di roba e sono praticamente quasi sazia. Benissimo, Nicole, benissimo, vai, cioè, vai che vai bene. Forse anche la Coca-Cola che dovrei evitare. Ma anche questa, ragazzi, è diventata una droga. Cioè, Coca-Cola zero quando sceno è immancabile. Tutto il resto della giornata non ne frega niente, bevo un sacco d'acqua naturale, però proprio la Coca zero a cena, cioè, deve esserci, non so come, deve esserci, e deve essere Coca zero. Quando ordino la Coca-Cola zero e mi arriva quella normale, sguardo assassino il corriere che mi dice, scusa, l'abbiamo finita, ti secca? Io, no, e lo guardo tipo, ti ammazzo. Comunque,
Stra buono. Penso che è finito questo, non ce la faccio più. Ma che mukbang faccio? Vabbè, comunque io adoro i video di Trisha. Vabbè, probabilmente se non seguite Trisha in questo video non capirete nulla. Poi mi dite che sono elegante quando mangio, io mi vedo tipo un porcellino. Comunque io amo che lei vada in macchina da sola ai vari drive thru, ne vado a comprarsi da mangiare e poi si mangia tutto in macchina, cioè io le adoro, macchina tutta rosa, cioè fantastica. E poi penso sia la cosa meno sana a questo mondo mangiare in macchina, perché mangi in fretta, non mangi bene, no? Comunque in realtà io mangio pienissimo, ma non mangio mai sul tavolo come dovrei mangiare, cioè da persona normale, ok? Mangio tipo teenager sul divano, sempre. Praticamente voi mi vedete al tavolo così molto, no? Ma succede solo quando filmo mukbang. Per il resto sono sempre sul divano. E che qui come inquadratura secondo me è meglio. Altra domanda, ragazzi. Sto pensando di tagliare i capelli di nuovo, circa quella specie di long bob, forse un pelino più lunghi, che avevo una volta, in modo da farli mossi, mi piaceva un sacco. Poi però magari mi pento di tagliarli, non lo so, perché cioè, ci ho messo tanto a farli crescere belli, comunque sani per i miei standard, che non so decidermi. Vi prego, votate. Li taglio tipo un long bob, se li taglio quanto, io vorrei una cosa del genere così, oppure no. Scrivetemi, datemi un consiglio, perché quando mi consigliate le cose la gran parte di voi ha sempre ragione, cioè sui look non sbagliate mai, quindi vi prego fatemi sapere. In generale, proprio quando tanta gente mi dice una cosa solitamente hanno ragione, quindi fatemi sapere, perché conta tanto, perché già stavo pensando di andare tra qualche giorno, ho detto no, poi mi pento, poi sì ci vado, poi no. Stavo leggendo adesso che alcune di voi mi stanno scrivendo che anche a Venezia c'è un negozio Victoria's Secret, ma dov'è? Perché io non l'ho mai visto, cioè, ma a tutto io devo assolutamente andarci. Ma veramente, mi sembra strano, cioè migliaia di volte a Venezia non l'ho mai visto. In aeroporto non c'è sicuro, perché me ne ricorderei, in aeroporto non c'è. Ma quindi c'è in centro e hanno tutto, devo troppo andarci, perché online non voglio mai più ordinare da quando mi è successa, cioè l'esperienza che vi raccontavo nel video l'altro giorno, pessima davvero. Quindi online io con Victoria's Secret ho chiuso, nei negozi anche sì, anche se ho sentito dire che la qualità è peggiorata, quindi non lo so, consigliatemi, insomma. Io mi sono sempre trovata bene, però è vero che ultimamente sembra anche a me che sia un po' peggiorata, non lo so. Ok ragazzi, io sono abbastanza sazia, vi dirò la verità. Forse non dovevo prendere anche il riso, ma sicuramente lo mangerò domani. Veramente, il pranzo e la cena domani pronti. Il che non è neanche tanto male, se vi devo dire la verità. Forse inconsciamente lo faccio proprio perché poi il giorno dopo non voglio cucinare e così ho la scusa. Non potete capire. Super. Quindi direi proprio che non so quanto sia durato questo mukbang. Perché a volte durano tantissimo, ma stavolta mi sa che ho mangiato anche abbastanza in fretta. E notare, mi è avanzata anche una salsa di soia, che però non sarà mai sufficiente per domani per tutta questa roba. Comunque e anche, cioè vabbè, ho preso cibo per tre, sinceramente. Cioè la furbizia, Nicole, la furbizia. Comunque io vi ringrazio per sempre i bellissimi, cioè io vi ringrazio per sempre i bellissimi, vabbè oggi non so parlare, vi ringrazio per i bellissimi messaggi che mi mandate, specialmente in questo periodo che mi servono davvero tanto, quindi vi mando tanti cuoricini. Anche Gatto Denver ve li manda, che è qua. Mi scrivete sempre un sacco di messaggi e commenti su Gatto Denver, quindi sappiate che io gli dico che tutta Italia lo ama, quindi sappiate che lui sa di avere tanti fan in giro per l'Italia, quindi infatti si sta anche montando la testa, infatti vedete che ci sta praticamente snobbando, cioè non partecipa manco più perché lui è la star, capito? Quindi questo è quanto, mia family, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani, perché questo video lo vedrete mercoledì, sì, quindi ci vediamo domani che è giovedì con un nuovo video. Bacio grandissimo, ciao!